E è un'esperienza molto diversa rispetto ai film che abbiamo visto nei giorni scorsi. Normalmente sono film focalizzati sul passato, che può essere un passato personale o un passato collettivo. Mentre invece tu, mettendoti al centro di un'esperienza filmica, hai immaginato un futuro che è la dissoluzione del presente che conosciamo e del passato che conosciamo. Se tu dovessi definire il tuo film, è un film di fantascienza o è un film di per il quale inventeresti una definizione alternativa, una classificazione alternativa? I don't really think about like genres or like definitions when I start doing a film. I just try to find like the best way to express what I want to say. But yeah, this film, as the festivals need to put it somewhere, to some category, it's like in this category of documentary film, but actually yeah, it's like a sci-fi documentary, so it's kind of oxymoron because it talks about the future, but I don't know, for me it actually talks about present more than future, or because it's like the root of these ideas. We are developing it in the present, like the artificial intelligence and all these like blockchain technologies and like these virtual worlds and social medias. It's like all around us, so it's not like future, it's just like some anticipation what it can become in the future. But I'm talking about it from the position of present. Allora, generalmente quando faccio film non penso ad un genere, ad una definizione. Cerco sempre di trovare il modo migliore per esprimermi. Però siamo all'interno di un festival. Siamo all'interno di un festival e c'è bisogno ovviamente di una categorizzazione. È sì un documentario, ma è in realtà un documentario di fantascienza, quindi potrebbe essere un po' un ossimoro, perché si tratta di un documentario che non parla del presente ma piuttosto del futuro. Però l'idea alla base appunto è di sviluppare questo futuro a partire da ciò che abbiamo nel presente, come ad esempio l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain, questo mondo virtuale, i social media, che sono già qui, sono presenti e ci circondano. E quindi ho cercato di fare un'anticipazione del futuro partendo dal presente. There was a noise because of the proximity of the two mics. Okay. In questo futuro basato sul presente, tu immagini almeno tre dissoluzioni importanti: quello dell'umanità come la conosciamo, quella dei principi economici come li conosciamo, a partire appunto da Satoshi Nakamoto e dai Bitcoin, che si basano su qualcosa che non è la stessa disciplina dell'economia che ha sorretto il mondo fino ad ora, e la dissoluzione del linguaggio, la sparizione del linguaggio, anche se poi devi per forza di cose immaginare che l'inglese, la lingua inglese, rimanga qualcosa di una lingua ponte che ti consente di comunicare con l'intelligenza artificiale. Come hai immaginato appunto questa struttura dove appunto il mondo che costruiamo oggi in realtà è distrutto domani? It's a lot of questions in one question. So. Well, I was interested in these topics of artificial intelligence and these blockchain technologies before I started to make this film. And at that time it was just about this monetary
issue, like a new money, like digital money, that was Bitcoin, or people thought about it like this. But when I dived into this technology, like the ideas of the philosophy behind it was actually very interesting, and a lot of people started to elaborate new ideas about how society could be managed, not only on the monetary level, but also like social relations and political relations with these tools that are like transparent and immutable and like distributed and not governed by one entity. And it was like interesting ideas, so I started to think about the world, how it could look like when it would be somehow combined with artificial intelligence. And so I just imagined this story of this man, Satoshi Nakamoto, who is like the inventor of Bitcoin, but no one actually knows who he is because he's hiding somewhere, or it's like just fake identity or nickname. So I just, in my imagination, was like imagining how he would perceive this invention, like in the future, if it will maybe get out of control somehow, or as it happens with many technological tools. And maybe it needs translation first, and then I can answer the two other sub-questions. Allora, c'erano molte domande in un'unica domanda. Ho iniziato ad interessarmi a questi argomenti, quello dell'intelligenza artificiale e quello della blockchain, molto prima di iniziare il film. Al tempo si parlava di questioni monetarie, di questioni economiche legate appunto alle valute digitali, i bitcoin, che in realtà all'inizio sembravano solo semplicemente soldi virtuali, ma alla fine quando si inizia ad indagare sulla loro identità il discorso diventa molto filosofico e molto interessante. E ci sono molte persone che hanno iniziato ad elaborare nuove idee proprio a partire dalla gestione dei bitcoin, una nuova gestione sociale, pensando non solo all'economia ma anche ai risvolti politici che ciò poteva avere. Ad esempio, come modelliamo il nostro mondo con gli strumenti, con questi strumenti che abbiamo, lo possiamo fare in modo trasparente, in un modo inimmutabile e in un modo che non dipenda da un'unica entità. Quindi all'inizio ho immaginato di combinare tutto questo mondo con l'intelligenza artificiale e ho pensato e sono giunta al personaggio di Satoshi Nakamoto, che è appunto l'inventore dei Bitcoin, ma che nessuno conosce, un personaggio un po' misterioso. E ho immaginato appunto come lui avrebbe percepito la sua invenzione se ad un certo punto forse gli fosse o gli sarebbe sfuggita di mano. E questa era la mia prima risposta, adesso rispondo alle altre due sottodomande. Also about the language, I mean, it's actually funny because the development of these AI tools or these neural networks is going so fast that when I was making the film, it wasn't possible to clone my voice, because it's like actually clone my voice in the film. I'm not speaking English, it's like neural network speaking my voice. But it was possible at the time only in English. You know, but now it's already, I think, possible even like whatever language you take. So I just imagined, and also it's true that English is becoming some sort of Esperanto of this modern digital world. So, and these small languages like Slovak, for example, I come from Slovakia, it's a small country, 5 million people. So it will probably die out at some point because no one will use it anymore, and so it's actually, for me, it was sad because I think like when any language dies, it's like the whole, it's not just the language, but the way how you think about the world and how you formulate your thoughts and ideas and whatever, it's very specific in every language. It's like when species die out, you know, like, so it's like some richness or some diversity that is just disappearing. And so for me it was sad, and so this film is actually about, it's like archaeological work of this virtual myself trying to reconstruct this language, this died out language in the film, but it doesn't achieve the goal at the end totally, because the all what is conserved is not enough to actually rebuild it again. La
Allora, per quanto riguarda il discorso linguistico, è molto interessante perché con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi si sviluppano molto velocemente, quindi quando è iniziato il film la mia voce poteva essere clonata solo in inglese, infatti quella che avete sentito non è la mia voce, ma è una rete che clona la mia voce utilizzando la lingua inglese, ma attualmente insomma lo si può fare in tutte le lingue. E quindi all'epoca avevo immaginato l'inglese come una sorta di esperanto, anche perché ci sono moltissime lingue minori, come ad esempio la mia, lo slovacco, è parlato solo da 5 milioni di persone, e quindi ad un certo punto forse è una lingua un po' destinata a scomparire perché nessuno la usa più. E per me era una cosa un po' triste, perché nel momento in cui una lingua muore, muore anche il modo in cui si pensa il mondo, perché ogni lingua ha la propria specificità ed è molto simile un po' a pensare ad una specie che muore. Quando questa cosa accade c'è anche la scomparsa di una qualche sorta di diversità. E all'interno del film poi c'è la mia me stessa virtuale, che cerca di ricostruire la se stessa reale, però alla fine non riesce a conseguire totalmente questo obiettivo perché ciò che conserva non è sufficiente per recuperare il personaggio originale. I think there was some third question, but I forgot. Ma parlavi di archeologia in qualche modo, di una prospettiva archeologica dal futuro per ricostruire quello che siamo, perché effettivamente il personaggio virtuale futuro cerca di ricostruire che cosa siamo. Ed effettivamente è un processo che anche gli archeologi fanno, cercare di interpretare i segni e i linguaggi per capire cos'è stato il passato, facendo un sacco di errori. E appunto, come hai immaginato la possibilità che appunto il personaggio virtuale malinterpreti, abbia una visione distorta del presente e del nostro passato? Well, yes, it can easily happen, and it probably will, because but yeah, in this film it's maybe not on purpose, let's say, but we can see these tendencies also being present to, like, to say, deform like the past with the knowledge we have, but just like create some picture that suits some concrete like political or ideological idea. So it's happening all the time, you know, like twisting the facts and like these conspiration theories and whatever. So it's, I think in the film it's more like just this like honest or sincere attempt of this virtual identity to find its original character, which means like the biological being that preceded it, like in the real physical world, and there is like this honest try to really understand who it was, this person, but there are just very few facts. Only this analog like footage she recorded, and these tape recordings with the voice, because it was this attempt to somehow escape this digital dominance, and that was these Potomori people, like this sect sort of she was part of. And so all there is are just some scattered recordings, audiovisual, but that's not enough to deeply understand the person. But that's how it is. Sì, penso lo si possa immaginare anche un po' da questa prospettiva, però forse nel film non l'ho fatto proprio appositamente, cioè non l'ho fatto apposta. Si può vedere comunque una tendenza a andare a ritoccare un po' il passato anche seguendo certe ideologie, seguendo certe idee politiche. La realtà viene distorta in realtà tutti i giorni e lo si può vedere benissimo con tutte queste teorie della cospirazione, ma nel film penso che ci sia davvero un tentativo onesto da parte del personaggio virtuale di recuperare il personaggio biologico che lo aveva preceduto.
e di cercare di capire chi era questa persona, questo personaggio biologico, ma in realtà ci sono semplicemente pochi fatti a disposizione, ci sono queste immagini analogiche delle videocassette che vedete, e quindi è veramente un tentativo di recuperare questo personaggio. Un personaggio che è difficile, come ho già detto, da recuperare, proprio perché per sfuggire alla dominanza digitale aveva registrato solo videocassette su analogico, infatti lei apparteneva appunto alla corrente dei Motomori. Quindi ci sono solo queste poche immagini visive attraverso cui è difficile recuperare il personaggio. Videocassette e pellicole. Avete domande? Ci sono? Vi vedo attentissimi. Preferite far parlare me sempre. Una domanda. Appunto per sì? Complimenti, ovviamente, molto interessante. Volevo capire se potevi aiutarci a capire queste figure di questi Motomori, appunto, dal tuo punto di vista, non dal punto di vista dello spettatore, ma dal punto di vista della regista, insomma, come tu potresti descriverli anche a parole per aiutarci a capire meglio. Grazie. It's difficult to talk from the position of the future actually about the present, because some things are already obvious, let's say, you know. So I couldn't like really explain what it was, because it was obvious for these characters in the film. And so that's also why there is this graphics in the film, this vector space, sort of, which is like it's like a way how artificial intelligence understands like natural language models. And it has like, it puts these words into like multidimensional space, basically. And distances in between the words and like how they're placed in this geometry defines the meaning. But in the film, obviously, it's like 2D. So if you actually compress this multidimensional space into just 2D, that's why these are these overlappings, you know, that words are like overlapping one over other, but at least I could explain somehow like the closeness of the words. So Motomori was at this side of like natural people, physical, human, and so on. And it was, in my mind, it was this sort of a sect of people who were opposing this digital dominance. And so they decided not to be part of this virtual reality, but to leave. And actually, there is this term like Vetver Safari, which means like the place for these analog humans who opposed living in this virtual world. And their way was to, yeah, go, like leave to the sea with the sailboat, because in my idea it was like the only resort, the last resort, where there is no signal that you can just. Yeah, be alone, and there was also some maybe how to say inspiration from Japan word hikikomori, which is like this for people who isolate themselves socially completely, and like they live in the room without communicating with others. So there was this inspiration, but if you put if you divide the word botomori, it's like boat mori, which was also explained in the graphics. So it's someone who decided to die like with a natural death on the sea. And that's how they got this name. Allora, è difficile parlare della posizione nel del futuro che avete visto nel film adesso, nel momento, nel presente. E forse è anche difficile riuscire a spiegare chi sono tutti questi personaggi, perché ai personaggi del film è davvero chiaro chi sono questi Motomori.
E, ecco perché c'è appunto rappresentato questo spazio vettoriale, che è il modo in cui l'intelligenza artificiale rappresenta il linguaggio. Quindi si inseriscono le parole all'interno di uno spazio che in realtà è tridimensionale, e c'è una distanza geometrica tra le parole in base alla loro analogia. Ma ovviamente nel film, il film è in 2D, bidimensionale, quindi vedete alcune parole che si sovrappongono. E questo spiega, diciamo, la vicinanza delle parole tra loro. Comunque viene immaginato i Botomori come degli umani fisici, come una sorta di setta che voleva contrastare questa dominanza digitale, e non volevano più appartenere a questa dominanza digitale. E infatti sullo schermo vedete due parole che sono anche Wetware Safari, che era il modo in cui questi umani riuscivano a sfuggire il mondo digitale. E per me questi Botomori erano, che volevano morire nel mare, rappresentavano proprio l'ultima spiaggia. Per me il mare è anche un luogo in cui non c'è segnale e in cui si può rimanere da soli. Quindi è questo un po', diciamo, l'idea. Forse poi l'ispirazione è venuta anche dalla parola giapponese hikomori, ossia delle persone che si isolano totalmente dalla società, si mettono da sole all'interno di una stanza e si privano di ogni forma di comunicazione. Comunque la parola è composta da bot, barca in inglese, e mori, mare, in lingua slovacca, e rappresenta appunto queste persone che vogliono andare a cercare la morte fisica nel mare. Sì. Si ha l'impressione che la pellicola analogica, cioè che proprio la parte in pellicola, sia quasi davvero il punto di fuga, il punto di salvezza all'interno del tuo montaggio, del tuo lavoro. È una cosa intenzionale, appunto, proprio perché la pellicola è esattamente nel suo essere super analogica la contraddizione dell'universo digitale, oppure è semplicemente una questione di sensibilità visiva? It was obvious that this idea to distinguish these two types of realities, like this virtual one and the physical, biological, analog one. And in this digital world, I use this LiDAR technology, actually, which is like these 3D scans, like point clouds. And and the analog footage was like a dramaturgical decision, you know, because these people used it because it's not part of this virtual world. You have to somehow, of course, scan the material to make it digital. And there is this process of like interpreting and scanning visible in the film. You have these morphings, and you can see these visual morphings, like when this analog footage is becoming digital, because this entity somehow found it and is trying to appropriate it into this virtual world. So you can even see the process of this scanning, sort of. And then, yes, I also like to shoot on 16mm, because it's a totally different experience than shooting on digital film, and so it's just my personal hobby also. Allora, l'idea era proprio quella, era quella di creare un contrasto tra la realtà virtuale e la realtà fisica, e in un mondo che diventa sempre più digitale. Avete visto la parte digitale, che è composta da scansioni tridimensionali, questi punti all'interno del cloud, e il girato invece è la parte di girato analogico, scusate, è stata proprio una decisione drammaturgica. Perché alla fine tutti i personaggi devono riuscire a scansionare le immagini per poter interpretare e ricostruire la realtà. Quindi si può vedere proprio, insomma, quando un'immagine viene ricostruita e diventa realtà. E c'è proprio il processo di scannerizzazione. Poi, per quanto riguarda la pellicola, a me piace molto girare i film in 16 mm perché secondo me è un'esperienza totalmente diversa, e diciamo che è un mio hobby personale. E dal punto di vista produttivo, come ha funzionato questa
il processo produttivo e di montaggio di tutto questo materiale? È stata un'esperienza facile? How do you think? Well, I gathered the footage for quite a long time. I mean, the analog footage, and then I was editing it during COVID, COVID times, which wasn't that much fun because I was pretty isolated and in the editing room, editing it by myself and looking at me on the screen. So it was hard, but I managed to survive, and this is the outcome. Allora, avevo già il girato analogico da molto tempo, ma la parte di montaggio è stata durante il Covid. Diciamo che non è stato assolutamente divertente perché ero chiusa in una stanza da sola e continuavo a guardare me stessa nello schermo. Quindi è stato un processo difficile, ma sono sopravvissuta e questo è il risultato. An artificial intelligence was speaking my voice, so it was pretty weird. Quando mi parlava, parlava con la mia voce, quindi diciamo che era una cosa un po' strana. Una domanda un po' scema. Allora, a noi il film è arrivato in DCP, quindi il messaggio è arrivato così. Il personaggio come lo spedisce? La classica bottiglia? Scusa, il personaggio? Il personaggio che alla fine vediamo è un voto muore anche lui e si lascia il messaggio nella bottiglia. Come riceviamo il film? Via chi arriva? Yeah, that's what I'm saying, that at some point it needed to be made digital, but I know it's like it's against the ideology of these Bottomori people, and to be honest, when I was making it, I was imagining that I could make like a 35 millimeter copy, really, to have like this, like the end product would be this 35 millimeter copy, and that would be nice, but in practice it cost a lot of money, and this was, even if it doesn't maybe seem so, but it was pretty low budget film. So I couldn't afford to make 35 millimeter copy, and even if I did, it would be difficult to obviously screen it at festivals because everything is digitalized. So I had to make this step, to make it like a digital DCP. Maybe one day I will do it. I will make 35 millimeter out of it. Allora sì, è proprio questo che intendevo dire, ad un certo punto ho avuto il bisogno di digitalizzarlo e so che è contrario alla filosofia dei Bottomori, ma alla fine sarebbe stato bello avere anche copie 35 mm come prodotto finale, però nella pratica sono copie che costano tanti soldi, non so, forse non ho dato l'impressione di esserlo, ma questo film in realtà è stato realizzato con un budget veramente molto basso. Quindi non mi sono potuta permettere le copie di 35 mm. E sarebbe poi anche difficile avere queste copie per la visione in sala. Quindi sì, sono dovuta passare attraverso la fase del DCP. Però forse un giorno potrò farlo. Allora, da là mi domandano qual è l'origine del termine eremocene e da dove lo hai tratto. Se è una tua invenzione o se esisteva già. It was a term that used some American biologist, I think his name was Edward Wilson, this term like Eremocene, and it referred to this era when the biodiversity of Earth will decline that much that we will actually end up almost alone on the planet, so that's how but I don't know, many people used it. I don't know, even know how I found it, but maybe it was because
This film is also about loneliness a lot. There is this topic, and I was editing it during COVID, which was these lonely times for many people. So it somehow stuck in my head, and I thought it would be like a good term to use it. But I had to invent a lot of terms in the film, because there is like a whole new vocabulary to describe this future. So there is this Jidao term, there is this Wetware Safari, you know, Botomori, Ion, I don't know what else. Like, I had to invent a few terms. Allora, è un termine che è stato utilizzato, penso forse, da un biologo americano che si chiama Edward Wilson, e appunto l'eremocene è un termine che viene usato per descrivere un mondo in cui c'è un declino della biodiversità e in cui probabilmente finiremo per essere soli sul pianeta. Ma in realtà è utilizzato già da molte persone e non so davvero come sono finita con... ho trovato questo termine. Ma comunque questo film è sulla solitudine. L'ho montato durante un periodo di grande solitudine, che era quello del Covid, dove tutti noi eravamo molto soli, quindi probabilmente è una parola che mi è rimasta impressa. E poi nel corso di tutto il film ho dovuto inventare molti termini, come ad esempio Jidao, Wetware Safari, oppure anche Eon. Direi che il tempo a nostra disposizione è finito. Don't torture them anymore. Grazie ancora per aver accompagnato questa esperienza cinematografica. E noi ci vediamo, per chi ci sarà, tra poco per la proiezione del film successivo. Vi ricordo di votare all'uscita. Grazie. Thank you.